Noi abbiamo insediato all'inizio della legislatura, come scelta politica strategica del governo, un tavolo presso il mio dicastero insieme al Ministero della Sanità sulla farmaceutica e il biomedicale, nella piena consapevolezza che questo è un settore di punta, di eccellenza del Made in Italy, che ci è riconosciuto ovunque nel mondo, su cui è possibile sviluppare la maggiore crescita sia in campo di ricerca, di innovazione, come dimostra questo gruppo che tra l'altro affianca oggi un'altra linea produttiva molto importante, quella della robotica. Automotive, dobbiamo lavorare molto anche sui veicoli commerciali, in cui l'Abruzzo è leader in Europa e tra i più grandi produttori a livello europeo. Per questo mi sto confrontando con Stellantis e spero che nei prossimi giorni di poter raggiungere l'obiettivo di un piano di lavoro condiviso con l'azienda, possa poi insediare un tavolo Stellantis con tutti gli attori sociali e produttivi, con i sindacati, con la filiera dell'Anfia e quindi con i produttori di componenti, con le regioni interessate, certamente l'Abruzzo, per giungere finalmente a un patto di sviluppo con Stellantis, che al momento è l'unico grande produttore nel nostro paese. I settori farmaceutico, automotive, agroalimentare rappresentano i punti di forza dell'economia abruzzese, ha detto oggi il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, durante la visita nella sede di Angelini Technologies e Famecanica a San Giovanni Teatino. Angelini Industries, gruppo industriale italiano attivo nei settori della salute e della tecnologia industriale del largo consumo, con 5.800 dipendenti in 21 paesi e 2 miliardi di euro di fatturato, che ha annunciato un impegno fino a 600 milioni di euro tra investimenti e risorse dedicate nei prossimi 5 anni per lo sviluppo della divisione tecnologia industriale, conta di raddoppiare nel quinquennio l'attuale fatturato, che è di 200 milioni di euro. Subito dopo, il ministro, insieme al presidente della regione Marco Marsiglio, ha concluso all'Aurum di Pescara la due giorni di Abruzzo Economy Summit. Gli stati generali dell'economia, anche oggi sono stati tanti gli interventi, tra i quali quelli del vice ministro dell'economia e delle finanze Maurizio Leo e del ministro per gli affari europei e per le politiche di coesione per il PNRR Raffaele Fitto, il quale ha parlato della velocizzazione della linea ferroviaria Pescara-Roma, della ZES unica e delle nuove prospettive per l'industria abruzzese, e ha garantito pronte risposte del governo all'impegno della regione su questi temi strategici. L'Abruzzo da una piccola area diventa per intero zona economica speciale, come lo diventano tutte le altre regioni. Un grande progetto approvato dalla Commissione europea, che prevede semplificazioni, e accelerazioni sul quadro autorizzativo, opportunità di carattere fiscale. Quindi mi sembra che sia una grande opportunità nella quale il governo crede, e sarà l'occasione anche per poter dare all'intera area del Mezzogiorno d'Italia, delle 8 regioni interessate, una prospettiva nel Mediterraneo e a livello internazionale. Quando si parla di ZES parliamo di imprese. Questa mattina all'evento, in questi giorni a Pescara, ci sono i rappresentanti di tutte le imprese abruzzesi. Cosa devono fare per mettere a frutto i fondi e tutti i progetti che adesso è stato elaborando? La nuova ZES, il cui decreto legge va in conversione nelle prossime ore, nei prossimi giorni in Parlamento, è un provvedimento che prevede un piano strategico. Sarà quello il momento e il luogo del coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali e anche delle parti sociali, delle organizzazioni di categoria, per avere tutti i suggerimenti. Le imprese sono fondamentali, saranno protagoniste assolute di questo nuovo impianto e di questa nuova prospettiva.